amici di Sportacomaggio Zero, ben ritrovati. Siamo con Agostino Iacobelli per rivedere quello che è la gara con il Sasso Marconi, dal momento che la scorsa settimana è stata rinviata. Agostino. Sì, per motivi di pioggia, neve, quindi... per motivi climatici. Sì, climatici. Intanto, quando ci eravamo sentiti la scorsa settimana, avevi dei dubbi, no? Dei problemi con quattro giocatori, mi sembra che non erano a meglio. Questa settimana... quanto ti è servita per recuperare? No, pochissimo, perché ieri siamo rimasti quasi uguali, perché sia Jukic, poi si è aggiunta anche Coadio, Kernezzo, Papini squalificato, Calori che ha ripreso solo ieri dopo 10 giorni. Siamo proprio in grande emergenza. E visto le condizioni climatiche sono cambiate di questa settimana rispetto a quelle precedenti, in che misura ti hanno aiutato a fare gli allenamenti al momento che lì avete avuto dei problemi con i campi? No, non tanto, di carità, Antonio, purtroppo ne aveva fatta tanta d'acqua che i campi erano ancora inzuppati, quindi non è che abbia fatto una settimana proprio del tutto normale. Come piace per te. Sì, guarda, ieri sono andato a vedere Pianese e Sasso Marconi, che era certo. Stato in recupero. Vedere un campo in sintetico così bello, veramente a volte mi piaceva il cuore, non ho mai avuto problemi di allenamento lassù. Certo, era tutto un altro metodo, potevi lavorare meglio, sì. Anche se... tutto sommato, insomma, deve essere contento di quello che sei riuscito a fare a San Giovanni. Sì, no, sono contento di più, anche perché mancano questi maledetti due punti alla salvezza, anche perché secondo me con la sconfitta del Castelvetro nel recupero la media salvezza si è ancora abbassata abbastanza. Quindi noi con i nostri 44-45 punti dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo. Ma poi può arrivare anche domenica questa salvezza. Mi ha fatto piacere sulla pagina Facebook a Giovannese perché ha messo il video con le immagini del derby di Coppa Montepulciano, e mi hanno scritto, è iniziato tutto da me. Però secondo me è iniziato qualche settimana prima, quando è arrivata la settimana. No, al di là di tutto noi abbiamo dal 25 lui che lavoriamo in modo incredibile, i ragazzi. Anche questa settimana abbiamo fatto una settimana bellissima di allenamenti, quindi è cominciato, come detto bene, il 25 luglio, poi c'è quella partita lì che noi eravamo, secondo tutti, eravamo secondo pronostico, non c'era pronostico, e da lì forse è cominciata la bellissima cavalcata. Però obiettivamente io ho anche dei giocatori che hanno qualità, poi la società sinceramente mi ha sempre aiutato, mi ha sempre dato una mano. L'unico, io ho sempre detto, ma non è che voglio fare il presuntuoso, se questa società riuscisse a risolvere i problemi con i campi e tutto, sarebbe una società con gli impianti, insomma. No, però io li capisco, non è che sono problemi che sono dappertutto, no, lo possiamo sì, anche infatti. Ad Arezzo, insomma, ma io credo che l'anno prossimo vogliono fare il sintetico, come vuol dire, al Veliero, che è un campo certo. Che è lì secondo me sarebbe proprio la ciliegina sulla torta per una società che è partita adesso e tutta brava gente che mi ha sempre aiutato. Bene, e per concludere, la formazione che manderai in campo, certo. No? Visto le deficienze, insomma, viste le assenze, pensi di fare esordire qualche giovane? Allora oggi vediamo, torna Vincenzo, vediamo anche con lui, però purtroppo il nostro problema al di là di tutto è davanti, perché mancando Jukic noi non abbiamo una punta di peso davanti, certo. Perché o fai giocare Checchi o Di Santo, ma non sono punte da attaccare la porta, quindi un po' di difficoltà ce l'abbiamo, negli altri ruoli riusciamo a tappare, sì, a sopperire, però davanti diventerebbe un grosso problema. Bene, io ti ringrazio, grazie, ci troviamo la prossima settimana, ringrazio quanti ci hanno seguito fin qui e rinnovo il mio invito, continuate a seguire, grazie a tutti.